Quindi è proprio chiusa, Piazzale Square. Posso rubarle un minuto in video, signore? Sono un giornalista. Il cercare qualcosa. E vediamo, anzi, lì c'è anche l'acqua. Posso rubarvi un minuto in video? Sono un giornalista che racconta su YouTube, o un giornale online. Era proprio per mostrare una famiglia e il fiatone. Non il bimbo che è troppo piccolo, ma... Ma siamo tutti disgiunti. Davanti a San Luca. Oh, è inutile evidenziare che, vabbè, c'è il discorso dell'allenamento e va bene, la spiritualità, il misticismo, poi ci può essere anche lo sciamanesimo, insomma, qualsiasi cosa ha un senso, ci sono, viene praticato, non è una regola assoluta, ma questo tipo di situazione è praticata più che altro da persone che cercano qualcosa in grave crisi, come sono io, ma io sono in crisi infinita, eterna, quindi non faccio testo, ma rispetto alle persone dell'alta autostima, ci sono anche grandi manager, ricordo Gargonza, Onza, un bellissimo titolo, direi, dell'Espresso, anni fa. Sì, la sinistra si trovava a Gargonza. E questa è la, come dire, differenza, no? La pronuncio, la parola? La pronuncio. Difficile immaginare scambisti qui. Poi... L'una cosa non esclude l'altra, però è difficile. È difficile. Parlo di chi cerca un'interiorità rispetto a chi vive il resto, che ho appena citato e che lascio intuire. Certo.